Bentornati a tutti ragazzi, io sono Furious93 ed eccoci qui di nuovo su un altro video. Siamo su Child of Light oggi e volevo portarlo da un po', che diciamo ho fatto i primi 2-3 minuti, tanto per vedere un po' com'era la storia, come funzionava il tutto. Dunque, impersonificheremo Auroria, ovvero una principessa dei capelli rossi, bambina, avrà sui 10 anni, vedete in questo momento la scena così di partenza dell'intro, e insomma appunto dovremmo combattere, non so, vedete com'è comunque la grafica, com'è che è tipo cartunesca, però è un po', non lo so ragazzi, secondo me mi piacerà parecchio. Allora iniziamo, io farei esperto visto che comunque mi sono sempre piaciuti comunque gli RTS così a turni. Dovrei comunque cavarmela anche esperto. Andiamo. Poi ci sarà l'ingresso della storia, diciamo l'intro, ecco. Su, presto, infilati a letto. Ti racconterò una storia. Un regno, Lemuria, lontano e perduto. Una bimba e un destino di gloria. In Austria un tempo un duca regnava. Aurora era sua figlia. La madre nel mistero era avvolta. Il padre, la sua sola famiglia. Lui stesso crebbe la bimba. Non si lasciavano mai. Finché, sentendosi solo, il suo cuore lo mise nei guai. Al 1900 un lustro mancava. Ed era Venerdì Santo, quando la corte divenne teatro e una moglie novella motivo di vanto. La sera Aurora si addormentò e il fuoco si assopì. Ma il freddo la colse e l'avvolse. E dal gelo ella rabbrividì. All'alba così la trovarono, immobile, fredda e irrigidita. Il padre pianse ed implorò, ma in lei si era spenta la vita. Senza dubbio né alcun sospetto, Aurora era ormai spirata. Eppure, come in una fiaba, si svegliò in una terra fatata. Beh, signori, diciamo che non è proprio la premessa migliore del pianeta, però praticamente siamo morti, quello ci hanno detto questo, povero. Quindi lì era il regno di Lemuria. Ed eccoci qua, ragazzi. Vedete i bei capelli svolazzanti senza un'apparente gravità. Poi, ragazzi, qui ci sono delle musiche, davvero. Io ho giocato i primi 3, 4, 5 minuti. Lascio solo a voi commentare e basta, ecco. Il gioco ve lo consiglio sicuramente perché è davvero carino. Non so di preciso quanto tempo duri, perché comunque non l'ho mai finito, non l'ho mai giocato tutto, non l'ho mai finito. Però secondo me vale la pena e comunque non costa neanche tutti questi soldi da dire non ne vale la pena, no? Vale davvero la pena. Primo cartello. A destra al monastero vecchio. E andiamoci. Giù. Ok, prima zona platform con la cassa da spingere. Ragazzi, i primi 5 minuti saranno praticamente, cioè, so già cosa fare, naturalmente. Insomma, non ci sarà niente di difficile, ecco. Qua, se non sbaglio, bisogna andare su di qua. No, aspettate ragazzi, forse giù c'era una cassa, non mi ricordo, vedete la mia memoria. Ah no, ok, qua c'era questa cosa qua. Ok, lasciamolo lì. E dunque saliamo qui e andiamo su di là. Ma lì c'è un altro cartello. E quello non l'avevo visto nella prima run. A destra, ah ok, sempre a destra il monastero vecchio. Poi prima run, ho fatto 3-4 minuti, non è che... Ragazzi, il connubio tra grafica e musica è davvero micidiale. Oh, ehi, tu, rilassati, C'era un ragno che voleva fare il trappolozzo. Ragazzi, guardate i colori. È un connubio veramente fantastico. Stiamo sgocciolando a terra un po' di acqua e sale.
ed ecco il nostro primo compagno d'avventura, quanto sembra, la signora o il signor o la goccia lucciola, in poche parole. Da oggi la chiameremo la signora goccia. E invece si chiama lucciola. E molti dialoghi saranno praticamente in rima, direi, quindi un po' complicati da capire, insomma, messere, vedete, un po' comunque termini un po' particolari. Ma me l'hanno già fatto incavolare, guarda gli occhi, me l'hanno già fatto incavolare. Cosa hai combinato, lucciolo di merda? Ma guardate un po'. La dama dei boschi, dei lunghi capelli ti attende, falene per pelle. Ok. Non ho idea di come sia, comunque, vabbè. Se me lo dici tu, se me lo dici tu. Ah, qui se non sbaglio, ok. La lucciola si muove col mouse, ragazzi. Poi col tasto sinistro la facciamo incavolare, la facciamo concentrare come se stesse cagando. Mossalve, signore. Cosa dice lei? Tutto ok. Calma, tranquillo, vada piano, che potrebbe inciampare. Ok, queste qua sono delle piante praticamente che danno delle specie di sfere che prese dovrebbero essere, diciamo, l'esperienza per farci aumentare di livello, vedete? E una volta prese compaiono queste altre sferette che danno punti ferite, punti mana, vedete? Vedete, siamo a livello 1, punti ferita 14, punti mana 6. Facendo così si prendono queste e poi saltano fuori le altre. Che quando praticamente finiremo un combattimento contro una creatura qualsiasi e avremo, cioè, ci ripristineremo appunto i punti feriti e i punti mana, ecco. Qui, ragazzi, c'è una delle scene che ho fatto, che ho giocato, che è davvero davvero figosa. Vedete, così facciamo la luce. Guardate un po'. Bisogna far corrispondere le varie ombre ai vari solchi sul muro. Cioè sul muro, sull'albero, scusate. Ah, abbiamo finito, diciamo, la... Vedete? La barra si sta caricando di nuovo. Vediamo se ce la facciamo alla svelta. Ok. E si va avanti, signore. La strada è spianata. E andiamo, vediamo un po'. Ed ecco qui la dama del bosco. Ma non mi sembra che abbia la pelle di falene. Ah, la dama dei boschi, scusate. E qui abbiamo la nostra prima arma, a quanto pare. Olè. Ok, che pesante, ok, che pesante. L'ha già smussata tutta, sicuramente. Per fortuna ho una spada e non un badile. Allora, dunque. Così si rallenta, vedete, la barra. Questa qua è diciamo, il nemico. Questi qua siamo noi. Qua bisogna, diciamo, scegliere la... Intanto prendiamo tutto, le varie cose. Bisogna scegliere le azioni da fare. Ci sono le azioni, abbiamo il fendente e la difesa. Ah, mannaggia. Ecco, ora non mi ricordo più come si fa a tornare indietro. Vabbè, la prossima vi faccio vedere qualcos'altro. Ci sono anche le pozioni, tante altre cose che si possono fare. Grande figata, diciamo, le animazioni, che quando viene colpita per esempio Aurora perde la corona e queste cose qua. Comunque, pozioni, poi c'è la fuga e la compagnia. Penso che si possano, vedete, ci sono i vari posti dove poter essere magari in tre contro altri quattro dei mostri, quello che sia, così. Diciamo, per ora siamo da soli. Dovrebbe andare più adesso. Sì. E voilà, ragazzi. Vedete, livello 1, 40 di esperienza. Abbiamo quasi fatto un livello. E dunque, andiamo avanti. Cosa c'è là sopra? Ah, no, ok. Era per uscire, là. Vedete, vi faccio vedere. Adesso abbiamo 11 su 14 e 6 su 6. Allora, se io vado dove erano finite queste
cose qui. Ok, intanto ho preso le sfere. Oh, ci dovrebbero essere le sfere quelle. Ok. Vedete, 12, ne ho presa una sola. Comunque, le sferette quelle piccoline. Così facciamo da dietro. Ok. E le sfere quelle piccoline ci danno punti ferite e punti mana. Allora, andiamoci qui. Sai che con questa qui vinceremo. Cioè, scusate, aumenteremo di livello molto probabilmente. Ma vedete, rallentiamo gli avversari quando pigiamo. E dovrebbe morirci. Volevo. Dovremmo scegliere di livello in teoria. Sì, affermativo. Vedete, aumentano le varie statistiche. Nuove abilità. Dunque, io prenderei. Vedete, c'è tanta roba da prendere comunque. Fate conto che ogni abilità è un livello praticamente, quindi insomma ci sarà da lavorare un po'. E poi queste qui penso che siano tutte cose o che verranno aggiunte in seguito, perché comunque ancora forse non è perfettamente uscito il gioco. Cioè è uscito comunque il gioco, c'è tutto, però magari vogliono aggiungere altro, sapete, magari con qualche DLC. Vabbè, abbiamo preso un'abilità che praticamente dovrebbe fare parecchio danno, è un'abilità magica. Vedete, guarda, adesso perché siamo saliti di livello e ci hanno ripristinato i punti. Se no avremmo preso altri, vedete, punti male, punti ferite. Dunque, continuiamo ad andare avanti. Attacco sorpresa, attacco alle spalle. Quindi così, come abbiamo fatto prima. Attacco sorpresa, la barra nostra dovrebbe essere, vedete, già sul punto del lancio all'attacco, ecco. Quindi possiamo... Mannaggia, ho sbagliato, ragazzi. Ho già sbagliato. Vabbè, lo stesso. Lo faccio vedere al prossimo combattimento, l'abilità che abbiamo sbloccato. Olè. Ok, prendiamo questi. Molto bene. Ma ragazzi, il contesto con la grafica e con il sonoro davvero micidiale, ragazzi. Mi piace davvero tanto. Adesso sono 2 contro 1. Ecco, questa è una brutta situazione. Cioè, brutta. Ancora non è difficile, però diciamo un po' rompiscato. Allora, dunque, vedete, questo abbiamo qua. Tempo di lancio lungo, luce di stella, punti mana 4. Allora, usiamo questa. Vedete, posso usarla su... Dov'è? Qua. O il primo, quello più vicino. Cioè, scusate, quello più lontano ad attaccarmi. O sull'altro, che è quello più vicino ad attaccarmi. Conviene sempre quello più vicino. E possibilmente... Ma... Questo qua dovrebbe morirci con un colpo solo. Sì. Così, così lo rallentiamo, vedete. Vedete che lo riesco a recuperare. Ok, molto bene. E attaccarlo. E ci muore anche lui, ragazzi. E level up. E level up, ragazzi. Altre statistiche che aumentano, naturalmente. E abbiamo un punto abilità. Un nuovo punto abilità. Ecco qua. Allora, abbiamo questa qua che è molto potente. Però io direi che è molto lungo il tempo di lancio. Poi aggiunta, già ne abbiamo comunque una che fa parecchio danno. Io direi di aumentare un punto... punto mana. Sì, sì, direi di questo fare così. Dunque, andiamo avanti. Diminuto per rendere molto brillante. Ok, ah sì, diciamo proprio per far luce. Mannaggia, stavolta ho sbagliato io. Infatti non abbiamo l'attacco a sorpresa stavolta. Ok, adesso uno dovrà andare via. Questo che è più vicino, mi sa. Mannaggia. Aia. Cacchio, c'è interrotto pure l'attacco. Questa non è una buona cosa. Questo qui. Ce la facciamo, ma ne dubito. No, no, ragazzi, non ce la facciamo. Sventiamolo. E lo attaccherei brutalmente, ragazzi. E c'è. È andato giù.
primi livelli naturalmente si vede che è molto semplice salire di livello, ecco. Ci sono queste qua. Vedete, abbiamo 4 punti mana, 5. E ora 7. Riprendiamo. Ok. Dimentico sempre che questa qua ci serve per fare luce praticamente. In modo che così con la tastiera praticamente usiamo. Ma ragazzi, aspetta un attimo, c'era il modo di salire qua. Con la tastiera usiamo Auroria e con il mouse usiamo Lucciola. In modo così da diversificare, diciamo, gli approcci. Ok, altra zona platform con la cassa. Ok, saltiamo su. Di qua non ci sono andato prima. Ok, andiamo qui. Ok. Aia, 3. Iniziano ad essere forse un po' tantini, sinceramente. E allora, dunque, vediamo un po'. Questo qui è questo, questo è questo e questo è questo. Io farei, lancerei... No, anzi... Farei questo qui così. Ok. Allora, questo qua attacchiamo il più vicino. E questo qua rallentiamo quello. Quelli più lontani, cioè. Mannaggia per qua. Ok, molto bene. Ora, questo qua è questo, dunque. Mannaggia, ho pure sbagliato, non dovevo attaccare quello. Questo non ci voleva, ragazzi. Ok. È andata bene perché ha fatto un, non so, un'abilità che non ci arreca danno. E fin quando fa così è un problema per me. E sono andati giù, ragazzi. E siamo saliti ancora di livello. Eh sì, i primi, ragazzi, saranno davvero facili rispetto... Sicuramente più avanti si farà più fatica. Sarà così. Questi qua non ho ancora capito. Qua ce l'ho. Oh, questa non la sapevo. Allora, cos'è? Aggiunge danni da fuoco agli attacchi da mischi. Il fuoco vince sulla terra, masso combo là. Questo è una gran figata. No, 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 no. Stai fermo, stai fermo. Io ci provare. Non lo so, ragazzi, io, vediamo un po' che cavolo ci salta fuori. Cos'è questo? Boh, che va bene. Comunque, infatti, aspetta, ragazzi, che mi era venuta fuori un'altra cosa. Abilità, ah, ok, giusto. Io metterei questo, la forza di 2. Così dovremmo fare un po' più danno. Dovremmo avere praticamente una specie di spada di fuoco. Oh, vedo. Vedete i capelli che fanno tipo. È impressione mia che fanno. Tanto, secondo capitolo. Se è impressione mia, i capelli fanno tipo specie effetto fuoco. Non è impressione mia. Aiutami, Aurora. Rilassati, vai. Non rompere i maroni. Vedete che i capelli hanno tipo la scia adesso. Lasciano una specie di scia focata. Focata. Ah, scia di fuoco. Sto sognando, non è impressione mia. Vabbè, comunque, signori, io qui con questo pappagallo. Pappagallo, con questa specie di corvo qui col cappello a cilindro. Madonna, che brutto cappello a cilindro. Comunque, vi lascio qui e io direi la prossima facciamo il prossimo capitolo. Alla prossima, ragazzi.